Oggi voglio parlarvi di fame nervosa. La fame nervosa è dovuta da diversi meccanismi psichici che portano a mangiare una quantità di cibo superiore rispetto al nostro fabbisogno, usandolo quindi non più per scopi di soddisfazione alimentare, ma seguendo dei meccanismi di compensazione. I cibi che consolano sono quasi sempre poco salutari e molto calorici. La fame nervosa è scatenata da diversi fattori psicologici come ansia, stress, noia e tristezza. Ma come fare per capire quando siamo presi da una fame nervosa? Bisogna inizialmente cercare di distinguere se si tratta di fame biologica o realmente di fame nervosa. Come fare? La fame biologica, ossia la fame fisica, è graduale, quindi si può aspettare del tempo e non richiede un soddisfacimento di cibi poco salutari, ma si è in grado di scegliere dei cibi sani, anche solo la frutta, ad esempio se si parla di uno spuntino, senza sentirsi poi in colpa dopo aver mangiato, e inoltre si riesce a percepire quando lo stomaco è pieno. Quando si tratta invece di fame nervosa, in questa fase la fame è improvvisa, si ha voglia solo di cibi calorici, grassi, pieni di zuccheri lo stomaco non riesce a percepire il senso di sazietà, e molto spesso la fame nervosa può arrivare anche dopo aver mangiato, quindi quando il nostro organismo non ne ha necessariamente bisogno, e successivamente dopo aver mangiato ci si sente in colpa e si prova spesso anche vergogna. E quindi che cosa bisogna fare? Bisogna innanzitutto osservare le emozioni senza giudizio che precedono la fame nervosa, accoglierle, accettarle e aumentare la consapevolezza del proprio stato emotivo. Contrastare la frequenza con la qualità, ossia provare a preparare dei cibi un po' più elaborati che richiedano un certo impegno in termini di tempo e attenzione. E molto utile è cercare dei rimedi antistress, ossia chiamare qualcuno, chiamare un'amica, un amico, qualcuno con cui poter parlare, o fare un'attività fisica, andarsi a fare anche una semplice passeggiata all'aria aperta ti può aiutare a eliminare questa fase di fame nervosa, o anche impegnarsi in un'attività creativa, ciò che ti piace, suonare uno strumento, dipingere e anche, perché no, concedersi un bagno caldo. Spesso però non è facile affrontare queste situazioni da soli e quindi cercare di valutare la possibilità di farsi seguire da un professionista. Un consiglio che posso dare è che quando capitano questi attacchi di fame improvvisa, nervosa, assecondarli e non sentirsi in colpa. Capire comunque qual è l'origine, viene dovuto al fatto che restringi troppo la tua alimentazione. Cercare comunque di non arrivare soltanto ad esempio al weekend per mangiare qualcosa di un po' più calorico o meno salutare, ma concederti anche dei piccoli strappi durante la settimana, perché la sola privazione può portarti a questi stati di fame nervosa. Ma ripeto, non sentirsi in colpa, perché non succede niente di irrecuperabile, è importante non pesarsi. Un altro consiglio è bere acqua, perché molto spesso questa sensazione di fame potrebbe essere dovuta anche alla disidratazione, quindi cercare di capire se si sta bevendo abbastanza oppure no. Continua comunque con la tua routine anche il giorno dopo, senza pensarci, tranquillamente e più serenamente possibile.